Bene, letto e fatto. Sono venuta qua sicuramente per l'esperienza, però io la domanda che mi ero posta prima di venire era se era una cosa che avrei potuto e saputo fare poi nella vita, cioè se poteva essere la mia professione quella di farla, no, in un paese in via di sviluppo. C'è il delirio, guarda. Non mi ricordo più quanti chili era questa. 23, 22. Però avevamo tolto delle robe. No, quello lì è nel bagaglio a mano. Quello lì, un libro. Chi è? Boh. Ce la vale. Guarda, mi raccomando. Sì, mi raccomando te. Goditela. Stai attenta, impara un sacco di cose e fatti sentire. No, non è centrata. Ecco, adesso sì. Tutti gli specializzandi hanno diritto a poter decidere di passare dei mesi al di fuori della propria sede. Dopo c'è chi va in America, c'è chi va in Africa, per cui posso darti mille motivi per cui ho scelto di venire in Africa. In realtà è, cioè, da sempre che ho un'attrazione verso l'Africa. Doccia con la terra, perché facciamo la doccia con l'acqua bella terrosa. Questa è Africa, questa. Mi sono resa conto già subito che 6 mesi volano veloce, densissimi, però vanno anche piuttosto veloce, che forse non mi bastavano neanche per capire. E poi, non lo so, di pancia proprio. Sentivo che era giusto, sentivo che dovevo tornare, che dovevo prolungare. Quindi ho chiesto prima al professore, se era possibile un prolungamento. E siamo qua di nuovo. Comunque, quando sono arrivata il primo giorno, praticamente farò vedere la stanza, dico, pensavo qualche cosina di più, perché non lo so, sono rimasta un po' così. Vado a farmi la doccia, apro l'acqua. Non so quante bestie sono uscite dalla doccia. Cioè, io mi ricordo che acciaccavo le bestie, dicevo, Sara, l'hai voluto tu, non ti lamentare, stai zitta. Mi ricordo che facevo la doccia così. Da lì non so quante bestiacce sono riuscite a uscire. Comunque, vabbè, ho voluto io. No serpenti, solo scarafaggi.